Ci troviamo a Crespino alla Festa dell'Unità in compagnia di Luca Crepaldi, che è fondatore, uno degli organizzatori e volontario, nonché il segretario del PD locale. Luca, quest'anno festeggiate 50 anni, un traguardo molto importante, quindi ti chiedo, qual è la ricetta del successo? Ma guarda, sono 50 edizioni, la ricetta è saper convivere, sapere anche accettare i difetti degli altri, cercare di creare squadra, fare gruppo e andare avanti dritti verso un obiettivo comune. Tu sei cresciuto, anzi sei nato all'interno della festa, perché tuo papà, Benito Crepaldi, è proprio uno dei fondatori. Quindi ti chiedo, in 50 anni in cui tu hai frequentato la festa, qualche bel ricordo, qualche personaggio che ti è rimasto nel cuore? Ma guarda, è cambiato tutto in 50 anni, siamo partiti da una piccola realtà, poi ci siamo evoluti, ci siamo attrezzati, è stata un'esperienza di crescita e di formazione per tutti noi, per tanti di noi. Devo dire, ricordi ne abbiamo tanti, perché insomma basti pensare a un Vasco Rossi negli anni 80, piuttosto che Gianni Morandi, Cocciante, Tozzi, quindi ne abbiamo avuti di più, di tutti i tipi, Mike Bongiorno, Corrado, per cui i ricordi sono tantissimi per noi ragazzini, e io ho iniziato avevo 12 anni e adesso ne ho 62, capisci che è stata una cosa abbastanza emozionante in tutti questi anni. Non solamente divertimento ma anche volontariato, perché voi avete fatto molte attività benefiche, continuate anche a farle. Sì, beh, noi alla fine è tutto volontariato e siamo cresciuti con questa mentalità. Poi negli anni abbiamo supportato la casa di riposo, abbiamo supportato l'asilo, tante altre attività che adesso, e quest'anno faremo una donazione alla Città della Speranza nella serata conclusiva, adesso stiamo definendo un po' i dettagli, comunque continuiamo con questo obiettivo. È chiaro che ci siamo resi autonomi fin da subito e da lì abbiamo iniziato un progetto che speriamo possa continuare nel tempo. Benissimo, allora ti ringraziamo e buon lavoro. Ciao Luca. Grazie a voi, grazie dell'opportunità, e Crespino rimarrà comunque una cosa importante, la festa. Ci troviamo di nuovo alla Festa dell'Unità di Crespino, questa volta in compagnia del sindaco Angelo Malaspina. Chiedo al sindaco, cosa rappresenta la Festa dell'Unità, una festa così importante che quest'anno compie 50 anni? Ma per Crespino un po' rappresenta intanto una storicità, 50 anni sono per il nostro paese tanti, sono un'immagine, un emblema di coerenza, e sono evidentemente per me che sono nato qua un passaggio da bambino fino alla carica di sindaco, ed è stata anche perché la Festa dell'Unità sicuramente rappresenta una una promozione per il territorio di Crespino, perché evidentemente ha rappresentato, ha fatto conoscere a tante persone il paese di Crespino, non ultima quando c'è stata la tombola, la Festa dell'Unità è riuscita a riempire la piazza Fetonte di Crespino, cosa non semplice, con la tombola famosa dei 100.000 euro. E naturalmente quindi poi tutti i personaggi che sono passati dello spettacolo qua alla Festa dell'Unità ovviamente hanno conosciuto il paese, quindi più di questo e tante altre cose che adesso non mi dilungo, rappresenta la Festa dell'Unità. Questa sera il sindaco Malaspina è qui in veste ufficiale, infatti donerà un gradito omaggio floreale, ma vogliamo sapere il motivo, qual è il senso e il significato di questo omaggio? Allora, ovviamente il significato parte da una prematura scomparsa di una mia amica. E però vuole essere, qua abbiamo i genitori, la sorella Muriel Pellegrini. E quindi voleva essere un omaggio a lei, ma è soprattutto un omaggio a tutte le persone che sono mancate in questi anni, sia donne che uomini che hanno lavorato per la Festa dell'Unità e per la promozione del territorio e per tutto quello che ha rappresentato la Festa dell'Unità in questi 50 anni.
Grazie, qui con noi abbiamo anche la famiglia Pellegrini, e abbiamo il papà, abbiamo la mamma, abbiamo i nipotini di Muriel, il cognato e abbiamo la sorella Maila, che a cui chiedo insomma qual è insomma il sentimento che provate in questo anno, perché è un anno dalla scomparsa pesante. Allora, ovviamente è chiaro che manca tantissimo, la sua presenza qua proprio non c'è, quindi per noi è una cosa che veramente non si può descrivere. È quasi un anno, sì, un anno fa purtroppo ha scoperto che era tornata questa malattia e tutti, cioè, sembrava che comunque ce la potesse fare. E devo dire che la grande famiglia però della Festa dell'Unità ci sta vicino, ci è stata vicino e ci aiuta tantissimo a sopportare, diciamo così, un po' questa nostra sofferenza e questo dolore, sì. Per noi è famiglia questa, e quindi è una grande famiglia, però ovviamente Muriel manca a tutti, purtroppo. Grazie mille. E volevo anche appunto ringraziarvi per questo pensiero che veramente ci ha fatto bene tanto. I miei genitori. Passo la parola a Tony, papà. No, io volevo solo dire questo. Mi sento di ringraziare un po' tutte le persone della Festa dell'Unità nostra, oltre al sindaco, che ci sono stati tanto vicini durante questo nostro grande dolore. Insomma, questo, dopo 50 anni che c'è questa festa, dobbiamo ringraziare veramente tutto il personale che ci è stato tutto vicino. Grazie a tutti. Questo è un anno importante infatti per noi e lei voleva esserci a tutti i costi, era già proiettata per quest'anno. E comunque lei c'è. E lei c'è. E grazie ancora. Grazie.